con le nostre razioni di cubi proteici. No, è il Lomba! Lode all'imperatore! L'ascensore sta scendendo. Spero che quello non sia l'unico modo per entrare. Arrivo rinforzi dal potere schiacciante! Principale non si può usare durante l'isolamento. Guardiamoci attorno. Deve esserci un altro modo. Ragazzi, cos'era questo ragazzo? Oh, quello è Blizzon. È un elemento in grado di immagazzinare energia. Ma perché sembra così viola? Forse si tratta dell'ennesimo effetto del caos dimensionale? Se hai ragione, credo che colpirlo potrebbe condurci in un'altra dimensione o farci implodere. Ah. Lo sapevo. Il Blizzon deve aver assorbito l'energia in eccesso liberata dal caos cosmico. Siamo entrati in un'altra dimensione. Una dimensione abbandonata, a quanto pare. Ecco l'ascensore. Se può aiutarti, Ratchet. Neanch'io ho mai conosciuto la mia famiglia, se escludiamo l'imperatore, il che probabilmente è anche peggio. Forse, ma anche se i Lombax fossero la miglior famiglia di sempre, per loro sarei comunque una delusione. Perché? Sei un eroe. Ho sconfitto qualche nemico, certo, ma loro sono stati in grado di inventare cose incredibili. Ti stai sottovalutando. Può darsi, ma ho una vita meravigliosa nella mia dimensione, Kit, e non voglio perderla. A proposito di dimensioni, se anche in questa c'è la stazione di Kedaro, allora varrà lo stesso per la Forgia Rubion? Forse, ma viste le condizioni di questo posto, dubito funzioni ancora. Forse conviene raccogliere altro Blizzon e tornare nell'altra dimensione. Ah! Quello è un ameboide! Oh no! Vengono fuori dalle... Cavolo, sono ovunque! Devi salvarmi! Continua a sparare o è la fine! Abbiamo finito. Non mi sbilancerei. Forse. Dove sono tutti? Eccone altri. Gli ameboidi si moltiplicano in ogni dimensione. Sento il mio stomaco che brontola. Immagina di essere masticato da quelle labbra Parli bene, tu. Non sei un bocconcino come me. Così! Ah, scusa, scusa tanto, pensavo fossi un altro, ma che ci sei. Sia qualche perdita qui. Secondo te sta bene? Parecchie. E ho l'impressione... Io sono Ratchet. Che non sia questo il peggiore dei problemi. Ciao, Ratchet, stavi cercando me. Anche questo è meraviglioso. Posso chiamarti Jet? No. E no. Sto cercando del Blizzon. Oh, conosco bene il posto, ma ho perso il braccio d'accesso. Mi è caduto nell'acqua, dovrei prosciugarla. Ma come, Ratchet? Come? Tranquillo, me ne occupo io. Se la stanza tende ad allagarsi,
Scommetto che i comandi delle pompe si trovano in alto. Ehi, Raggio, anche se non l'hai chiesto, io sono Scartobot. Magari ti interessa. A me sì. Piacere di conoscerti, Scartobot. Questa è Kit. Ciao. Ciao, Kit. Allora, perché vi serve il Blizzard? Stiamo cercando di cambiare dimensione per usare la loro torcia Rubio. Ne abbiamo una anche qui. Credo che non funzioni da altri. Produceva cubi stranissimi. Ah, il mio braccio preferito. E qua! Senti, quel braccetto attiva forse una chiave di qualche tipo? Sì, con chiave intendi modo per premere agilmente i pulsanti, allora sì. Cosa? È il Blizzon! Oh, più avanti c'è un ascensore che porta dritto a uno di quei cristalli rossi. Quello cos'era? Quello è Juice, il mio migliore amico. A volte vuole uccidermi, ma mi ascolta sempre. Vuole ucciderti? Se diventi sua amica anche tu, puoi chiamarlo Juicy o Juicini o JC. Sì, è proprio un bel soprannome. Ascensore, tadan! Premo subito il pulsante col mio braccio d'accesso. No! Vabbè, il braccio d'accesso non funziona più! Ora è solo un braccio! Che razza di follia è? Non c'è corrente. Dobbiamo solo riattivarla! Lascia fare a noi, Scartobot! Ok, io resto qui a contemplarvi. Oh, gli ameboidi ci hanno seguiti! E hanno fame! No! Siamo. Raggetti, non dovresti salire sull'ascensore? Subito! Complimenti, hai davvero... No! Oh, non avevo mai visto Juice così giocoso. Sarebbe giocoso? Di solito gironzola per la stazione pensando ai fatti suoi, ma ora ti insegue con tanto impegno. Sono geloso. Eccolo! Il Blizzon più strabiliante della stazione. Adoro come ti annebbia la vista quando lo fissi per 6 ore. Beh, immagino proprio che questo sia un addio. Grazie di tutto, Scartobot. Yeah.
c'è? Un'altra dimensione? La forgia Rubion è poco più avanti. Che cosa ci fai tu qui? Beh, è una storia interessante. Non parlavo con te. Stavi parlando con me. Siamo in pieno lockdown. Come siete entrati tu e il tuo destriero? Sto ispezionando l'impianto. È molto bianco e arancione. Ecco, io sono una decoratrice di interni. Vi grido. L'imperatore voleva che la ristrutturazione fosse una sorpresa per te e gli altri. Ma tu hai rovinato tutto. Non oserei mai contrariare l'imperatore. Prego, entrate e provvederò a cancellare tutto dalla mia memoria. Brava, kit di decorazione. Ora cosa facciamo? Parlare coi ricercatori ridurrebbe l'indice di sospetto. O potremmo andare ai controlli della forgia e costruire il dimensionatore. Ma a quanto pare i comandi della forgia sono su quella piattaforma. È stato incredibile. Schemi caricati. Vediamo un po'. Ma certo. Stai tirando a caso? Ma dai. Attivato solo il generatore ausiliario! Avevi l'interruttore centrale sotto il naso! No, è solo un collaudo. Perfetto, si sta rompendo tutto molto bene. Andiamocene via prima che... Prendiamo quei ciarlatani! Salute! Lasciate che ti scontriamo, mio laboratorio! Perché non ha funzionato? Suppongo che non ci fosse abbastanza energia. Ma l'altro pulsante aveva qualcosa di sospetto. Hai promesso di non improvvisare. E infatti, sto usando il mio intuito. La sicurezza è ovunque. Dobbiamo andarcene da qui. Il dimensionatore. Troveremo un altro modo. Vedo ulteriore impatto. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Perché non proviamo il Blizzon? Ottima idea! La dimensione mostruosa ha un certo fascino al momento! Il caso è chiuso! Il Blizzon è l'unica via di fuga! Yeah!
spero proprio che siano finiti. Che facciamo? Era l'unica forgia in grado di costruire il dimensionatore. Ce n'è ancora una in questa dimensione. Forse esiste un modo per riattivarla. Per qualche motivo, queste zattere d'emergenza non mi ispirano sicurezza. Sulle dimensioni che cadono a pezzi, ovviamente. Ah, ragazzi, Kitsy! Scartobot, cosa serve per rimettere in funzione la tua forgia Rubion? Il problema è l'alimentazione. Una volta staccata, una specie di virus ha invaso i sistemi. Dovremo ripulirli tutti o sarà tutto inutile? Credo di avere un'amica perfetta per risolvere il problema. È il tuo momento, Glitch. Cancelli un virus, puoi assorbire l'energia.
se la tua fortuna non scomparirà. Quello è... il virus? Qualcuno deve fermarli prima che evolvano ancora? Ma qui abbiamo risolto! La forgia Rubion scoppia di salute! Adesso tocca a te, Recep! Sapevo che ce l'avresti fatta, Glitch. Grazie! Ben fatto, Racchio! Possiamo riavviare l'alimentazione della forgia. E come lo facciamo? Dobbiamo trovare la fonte di energia. L'ultima volta l'ho vista al piano di sotto, oltre la porta stagna, ma io ve lo dico. Deve essere qui che producono l'energia della forgia. Ma non vedo niente in giro. Scartobot ci ha mentito. Non saprei, ma se manca una fonte di energia, potremmo rubare quella nell'altra dimensione. Dove abbiamo un'intera stazione alle costole? Per il momento non vedo nessun'altra alternativa. Adesso pensiamo a cercare il Blizzon. Quello è... in cui l'intera base ci sta cercando comincia ad avere una certa attrattiva. Almeno ci sono luci elettriche. Cos'è quel rumore? Vai e basta! Ehi, prova a rompere quel fusto luminoso! Recep, non vedo Blizzon da nessuna parte. Dovremmo cercare dietro quella porta blindata. Ma sembra decisamente chiusa. Perché non seguiamo i cavi sopra di noi? Potremmo disattivare i blocchi. Potresti aver ragione. Stavolta. Rilevata. Eh? Ameboidi! Non di nuovo! Usano le luci! Ah, eccolo, è lì! È piuttosto allarmante. Minaccia rimossa. Ehi, quel terminale si è acceso. Diamo un'occhiata. Scopo primario disattivato. Riproduzione contenuta in elenco. Presto, venite qui. Ok, guardate oltre il rito. L'ho visto da quelle parti e... eccolo, vedete? Come fai a aiutare così? Ma... quello è un ciao. Sì. Cosa vi serve in mente? Mi state facendo male! Fermi! Fermatevi subito! No! Era Scartobot! E credo stesse parlando di Juice! Andiamocene da qui!
controllato da una valvola. Forse hanno dimenticato di rimodernare la stanza. Comincio a stancarmi. Del Blizzon, allora dove sarei? Ratchet, stai bene? Sì, per fortuna il mio filtro O2 funziona ancora. Non lo usavo da anni. Stavo pensando a quello che hai detto sui Lombax e sul mettere a rischio la tua vita. Anch'io ho nostalgia di Savali. Era una vita tranquilla, persino allegra. Quando mi hai chiesto di fare squadra, non volevo perdere tutto. Ma sono felice di aver rischiato. Grazie, Kid. Significa molto per me. Ma non sono sicuro di... Non preoccuparti. Ora posso essere io a credere in te. Intenso campo magnetico. La fonte di energia deve essere vicina. Niente mi mette di buon... Impossibile! Ho trovato i decoratori! Con loro ci decoreremo il pavimento!
sbaglierò il colpo. La fonte di energia è Juice? Noi dobbiamo liberarlo. Guarda cosa gli hanno fatto. Non mi stupisce che sia arrabbiato. Veniamo in pace, ragazzone. È un sibilo di gioia o un sibilo di rabbia? Catturate la fonte di energia! Oggi non era in programma l'ora di speranza. Ci sta aiutando? Ci sta aiutando! Ah, che sollievo! Vai in vista, Juice! Sempre che tu riesca a capirmi! Finalmente portate l'artiglieria pesante, eh? Ah, forse è anche troppa. Indiscreta, non è che conosci un altro modo per alimentare la forgia Rubion? Ci sta chiedendo di seguirlo. Squadre eliminate. Il Blizzard vuole venire con noi. Qualunque altro posto è meglio di questo, no? E potrebbe aiutarci ad alimentare la forgia. Ancora con noi, Juice? Andiamo! La forgia Rubion è di sopra! Andiamo, JC! Sono io! Il vecchio SB! Sei un'ottima spalla.
Adesso non ci rimane che tornare alla nostra nave. Nessun problema, questo ascensore vi porterà dritto in superficie. Torna presto, Ratchet e Kittles. Grazie, lo faremo. Squarto. Clank! Rivet! Abbiamo il dimensionatore! Impossibile! Aspetta, abbiamo! Ne ero sicuro! E noi abbiamo trovato il quarzo fasico! Sì, beh, troviamoci da Zurkis per costruire questo affare! Oh! Quindi incontrerò qualcuno! Perché ti preoccupi? Hai incontrato me e direi che è andata alla grande! Sono caduta dagli archivi davanti a te e ho gridato un sacco! Vero? Beh, ecco, cerca solo di essere amichevole e non stare a pensarci troppo. Non pensarci troppo. Ok. Se la cava Rivet. Ciao Ratchet, io sono Rivet, piacere di conoscerti. Che stai facendo? Niente, pensavo solo a costruire il dimensionatore e salvare gli universi. Sei nervosa all'idea di incontrare Ratchet? Io? Sì, un pochino. È amichevole, te lo assicuro. E una volta costruito il dimensionatore, ci aiuterà a trovare dottor Nefarius. Certo. La nostra avventura sta per finire, Lattina. Presto voi e il dottor Nefarius tornerete nella vostra dimensione.